Come si esegue l'analisi logica? Complementi retti da una stessa preposizione. Attenzione quindi, quando farete la verifica, non fatevi la domanda di chi, di che cosa, a chi, a che cosa, perché qui potete vedere che la stessa preposizione regge una miriade di complementi diversi. La preposizione di può reggere, dicevamo, non solo il complemento di specificazione, il libro della mamma, non so, ma anche complemento di causa, no? Muoio di freddo, anche complemento di mezzo. Quindi i topi si nutrono di insetti, insomma. Anche complemento di modo, vado di fretta, no? Anche complemento partitivo. Quindi tre di voi, due di voi continuano a parlare, due di voi continuano a chiacchierare, in fondo. Di voi è partitivo, non è di specificazione. Complemento di denominazione, non so, il lago di Garda, no? Di Garda è di denominazione, non è di specificazione. Complemento di moto dal luogo, è fuggita di casa. Moto per luogo, siamo passati di lì. Complemento di separazione, ci siamo liberati del problema, complemento di origine, eccetera, eccetera. Guardateli poi tutti con calma a casa. Poi ancora, attenzione all'articolo partitivo che regge soggetto, complemento, oggetto. Ci sono dei problemi e soggetto. Ho mangiato della cioccolata è complemento, oggetto. Poi, la preposizione a, anch'essa, può introdurre una miriade di complementi. Quindi, per esempio, fu scelto ad arbitro della situazione, è predicativo del soggetto, fu scelto come arbitro, lui fu scelto. Ah, ricordate, non dimenticatevi i predicativi che sono sempre un po' difficili, ma importanti da riconoscere, perché sono strettamente collegati o al soggetto o al complemento oggetto, completano il predicato, ma sono riferiti al soggetto o al complemento oggetto. Poi ancora, tanti sono i complementi introdotti dalla preposizione da, anche, non so, anche questa sicuramente può essere usata, non so, come predicativo, può introdurre il predicativo del soggetto. Per esempio, non so, da giovane non avrei mai fatto cose del genere. Da giovane è predicativo del soggetto, ecco. Poi, non so, complemento da gente lo sappiamo, cioè. Verbo, so, al passivo, che ne so, quindi sono stato sconfitto dai miei amici, so, dai miei amici e da gente. Ma invece mi sono liberato dalle preoccupazioni, è di allontanamento o separazione, no? Poi anche la preposizione in può introdurre parecchi complementi, anche lo stesso predicativo dell'oggetto, la prese in moglie, poi di fine corsero in aiuto. Di mezzo, vengo a scuola in bicicletta, è complemento di mezzo. La preposizione con può introdurre svariati complementi, complemento di causa. Con un freddo simile ho preso il raffreddore. Questo è complemento di causa, a causa del freddo ho preso il raffreddore, no? Svariati anche i complementi introdotti dalla preposizione su. Non lo prendono sul serio è complemento di modo, no? Quindi poi vabbè, stato il luogo, sicuramente, no? Sul tavolo si trova la colazione, è stato il luogo, no? Però tanti altri complementi possono essere introdotti dalla preposizione su, ad esempio, argomento, il compito italiano sarà sul libro Il gioioso mendicante. La preposizione per può introdurre tantissimi complementi, no? Quindi anche complementi predicativi, attenzione ai predicativi, no? Ho risposto per primo, quindi è predicativo del soggetto, oppure di causa, di fine, di mezzo, di modo, di stato in luogo, Sta seduto per terra, di stato in luogo, per terra, dove sta seduto? Per terra. E anche tra e fra possono introdurre svariati complementi. Bene, come si fa l'analisi logica? L'analisi logica è l'esercizio che permette di capire e descrivere la struttura di una proposizione. Per
Per farlo occorre scomporre la proposizione nei diversi elementi che la compongono, quindi dividere la proposizione, la frase in sintagmi e individuare la funzione logica svolta da ciascuno di essi. Attenzione, formano una sola unità sintattica, devono essere quindi considerati come un tutt'uno. L'articolo e il nome, oppure la preposizione col nome, oppure la locuzione preposizionale col nome. Attenzione, se vi trovate, non so, a causa del ritardo, ecco, a causa del ritardo va tutto insieme, perché le locuzioni preposizionali, non so, a causa del ritardo, in mezzo alla stanza, in mezzo alla stanza va tutto insieme, in mezzo a, complemento di stato e luogo, no? Per esempio, no? Oppure, non so, anche per mezzo del tuo interessamento, per mezzo del tuo interessamento, per mezzo di è locuzione preposizionale, va tutto insieme. L'aggettivo in funzione di attributo del nome, oppure di nome del predicato quando completa il predicato nominale, oppure di predicativo del soggetto dell'oggetto. Il nome in funzione di apposizione, attenzione, ricordate che il nome può essere anche un'apposizione, quindi per esempio Aristotele, famoso filosofo greco, filosofo è apposizione del soggetto. L'ausiliare, il verbo servile o il verbo fraseologico va insieme col verbo a cui è legato, no? L'ausiliare, era stato condannato, tutto insieme era stato condannato. Il servile, dovrai studiare, tutto insieme predicato verbale, non sono due predicati verbali, è un predicato verbale unico, dovrai studiare. Oppure fraseologico, stai chiacchierando va tutto insieme, perché è fraseologico, oppure lascia stare, fai parlare lui, lascia stare, fai parlare, è predicato verbale unico. Il pronome atono con il verbo pronominale va tutto insieme. Che cos'è il verbo pronominale? Non so, ricordarsi, come dicevamo prima, pentirsi, dimenticarsi, vergognarsi. Quella particella lì fa predicato verbale unico. Non ti vergogni di quello che fai. Ti vergogni, va insieme con... cioè, è un predicato verbale unico. Ti non svolge nessuna funzione logica, no? Poi, il si passivante o impersonale, col verbo che segue, fa predicato verbale unico. Per esempio, si usa la carta igienica, si usa lo scopino quando si va al gabinetto. Ecco. Si usa è un si passivante, si usa la carta igienica, si usa lo scopino, la carta igienica soggetto, si usa passivante, predicato verbale, ma unico, non va separato si da usa. Oppure, non so, gli impersonali, si dice che seconda F sia una buona classe, si dice è impersonale, ma sì, va insieme. L'avverbio negativo va insieme col verbo, no? Non parlare va insieme col verbo, predicato verbale, basta. E anche le parole che costituiscono una locuzione avverbiale vanno tutte quante insieme, di qua e di là, in un batter d'occhio, pressappoco. Costituisce invece un'unità sintattica propria la particella pronominale enclitica, cioè unita a una forma verbale. Quindi, se proprio non vuoi, non parlarne, non parlare di questo, complemento di argomento, né è enclitica, è attaccata alla parola, ma svolge una funzione sintattica separata, è complemento di argomento. Poi, individuazione della funzione logica, per fare bene l'analisi logica, procedi così, prima trova il predicato, dal predicato risali al soggetto, cioè ciò di cui si predica si dice qualcosa. Poi, eventualmente, ci sarà il complemento oggetto, il secondo argomento del verbo è il complemento oggetto. Ma il primo argomento è il soggetto, Ritornavano tutti? Tutti che cos'è? Soggetto o complemento oggetto? È soggetto, Perché è la prima persona di cui si dice qualcosa. Non dovete guardare se è prima o dopo il verbo, Capite? Ritornavano tutti? Tutti è soggetto.
Poi chiediti che tipo di informazione fornisce ciascuno degli elementi della proposizione e individua così i complementi indiretti e distinguili fra di loro. E quindi individua se si tratta di complementi di causa, di fine, di mezzo, di tempo, di luogo, partitivi, eccetera, eccetera. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.